Tutti noi pensiamo di essere liberi, di scegliere liberamente la nostra vita e questo pensiamo che accada sia nella vita di coppia, nelle nostre relazioni, nelle nostre scelte politiche, sociali, eccetera. Ma attenzione, molto spesso, molto più spesso di quello che pensiamo, siamo vittima di manipolazione mentale. Perché? Perché molta gente sa come manipolarti, oppure, anche se non lo sa consciamente, inconsciamente, tende a farti passare per tuoi i bisogni che sono i propri. E oggi vediamo sette strategie principali usate dai manipolatori, così impariamo a riconoscerle e difenderci. Io sono Roberto Ausilio, psicologo psicoterapeuta e mi occupo da circa 20 anni di aiutare le persone a sbloccare il cervello e vivere senza freno a mano grazie alla psicologia e alla crescita personale. Se ti interessano questi argomenti, iscriviti al video canale YouTube Psicologia e Vita, dai un'occhiata ai miei libri e seguimi sui vari social. Allora, dicevamo, la manipolazione mentale, ma perché è così diffusa? Innanzitutto perché è utile tenere sotto manipolazione le persone in quanto tu riesci a far fare loro ciò che vuoi tu. Quindi manipolazione significa che qualcuno ti fa passare per tuoi i propri bisogni. Ad esempio, ho bisogno di, facciamo un esempio, un bicchiere d'acqua. E ti fa credere che sei tu che vuoi dare a lui un bicchiere d'acqua, che non vedi l'ora di farlo, non te lo chiede direttamente, ma in qualche modo ti manipola portandoti ad alterare la realtà e a credere quello che vuole. Allora, la prima strategia utilizzata dai manipolatori è quello di far leva sulle insicurezze e sulle tue paure. Oh! Far leva sulle insicurezze e sulle paure è molto subdolo perché chiaramente quando il manipolatore ha capito quali sono i tuoi punti deboli, cerca come con un piede di porco di fare leva su quelli. Quindi se ad esempio capisce che tu hai paura, di restare solo, tenderà a manipolarti su quella tua paura, cioè avrai sempre l'impressione che da un momento all'altro resterai solo per tutta la vita e che nessun altro ti vorrà. Altra strategia utilizzata dai manipolatori è quella del gaslighting, ovvero dell'alterazione della realtà. Si potrebbe riassumere con le frasi: "Ma cosa stai dicendo? Non è mai accaduto, te lo stai inventando, ma sei matto?" Quando questo si verifica nelle relazioni di coppia, ad esempio, può provocare dei gravi scompensi perché tu dopo un po' dici: "Vabbè, ma allora sono totalmente rimbambito, non riesco più a capire che cosa mi sta succedendo." Gaslighting è proprio come la seppia che crea intorno a sé una specie di nuvola nera e non riesci più a distinguere la realtà. Quindi andando a negare quello che è appena accaduto, anche sotto l'evidenza, dopo un po', se questo avviene per tanto tempo e con persone significative alle quali sei legato emotivamente, dopo un po' tu cominci a dubitare di qualsiasi cosa. Strategia utilizzata molto spesso dai politici. Attenzione! Terzo, proiezione, e cioè negare cronicamente quelle che sono i propri interessi, i propri bisogni e i propri errori e attribuirli all'altro. Ad esempio, il fidanzato che controlla di continuo la sua ragazza gli dice: "Ma tu sei dipendente da me." Ok? Quindi è quello che chiamiamo ribaltamento delle frittate emotive, e cioè quello che è il suo appunto errore in qualche modo cognitivo lo proietta su di lei. Quindi ad esempio la persona che tradisce penserà e farà passare l'altro per un traditore e così via. Quarto, creare confusione con conversazioni senza senso che non hanno né capo né coda, facendo dei salti logici che in qualche modo sono difficili da smascherare. Il manipolatore
crea un'insalata cerebrale, un'insalata di parole, un'insalata di pensieri all'interno della quale è più facile manipolarti. Anche qui, se vuoi imparare, tra virgolette, queste tecniche, vedi come si comportano alcuni politici, e cioè creano proprio una confusione ad hoc per tenere le persone in qualche modo sotto controllo, sotto scacco. Quinto, critiche e sarcasmo. Criticare pesantemente una persona, criticarla per tutto quello che fa, ma sei sempre il solito, eccetera, e andare a utilizzare il sarcasmo, quindi far leva anche sulla vergogna, non fa altro che indebolire la vittima, e più la vittima è debole, e più è manipolabile. Sesto, spingere sempre il limite della manipolazione. Quindi si comincia con piccole cose, con piccole richieste, con piccole pretese, e si va sempre più avanti. E questo lo potremmo anche, diciamo, paragonare al cosiddetto principio della rana bollita, cioè di quella ranocchia che venne messa in una casseruola d'acqua, che era tiepida. Ma non si accorse che era sul fuoco, la casseruola, e quindi piano piano l'acqua cominciò a diventare calda, sempre più calda, fino a che la rana non fu più in grado di saltarne fuori e rimase bollita. Ecco, questo avviene nelle relazioni, questo spesso fanno i politici, e cioè introducono gradualmente dei cambiamenti a loro favore, a loro vantaggio. E tu li accetti perché dici, vabbè, è un piccolo cambiamento che vuoi che sia, poi piano piano, progressivamente ti ritrovi chiuso e bollito come la rana. E ultimo, ma probabilmente è un po' il fulcro di tutto ciò, è il controllo. Il manipolatore tende a controllarti, il suo obiettivo non è il tuo benessere, ma il suo obiettivo è controllarti. Vedere quello che fai, seguirti nei tuoi spostamenti, capire come la pensi, controllarti sempre di più. Mente, corpo, spirito, relazioni. In una deriva che non ha mai fine. A meno che non te ne accorgi e cambi strada. Ma non è facile e necessita spesso di un percorso anche di risveglio, di consapevolezza psicologica personale. Quindi attenzione a farti fare il lavaggio del cervello, perché poi si restringe. Ciao, buona vita!